Salve amici del canale, oggi ci dedichiamo a un astratto, un lavoro su commissione. Mi è stato chiesto un lavoro particolare e una testata di un letto, quindi come vedete a volte si fanno anche cose un po' fuori dalla norma. E quindi un astratto molto colorato, non ci sono limiti, praticamente non mi è stato chiesto nulla di preciso, se non una cosa che sia insomma vivace, che possa così essere un po' diversa dalla solita Madonnina o immagine un po' così classica. È lungo 1,50 m per 55 di larghezza, quindi libertà assoluta. Io mi sono già fatto un'idea, ho fatto dei disegni preliminari. La tela, parliamo anche della tela. La tela è, come si vede, la classica tela che ho autocostruito. Sono listelli di legno tagliati con la sega circolare, abbastanza grezzi, ricavati da una tavola intera, delle sottomisure, quelle classiche da carpenteria, e quindi qui c'è rimasto un pezzo di tela, e quindi un bel lenzuolo bello robusto, un paio di mani di fondo acrilico, di gesso acrilico, e siamo pronti per partire. La prima mano si intravede, è un colore scuro, un marrone scuro, e questa sopra è una sporcata di bianco più o meno intenso, non ha importanza, tanto era poi ricoperta varie volte. Quindi adesso, a questo punto non resta che iniziare. Naturalmente colori acrilici. Bene, cos'altro dire? Cominciamo, non so se avrò tempo e voglia di chiacchierare perché mi dedico un po', se no questi lavori fatti in maniera astratta, per quanto possano sembrare semplici, danno sempre una certa difficoltà perché creano ecco, una serie di pensieri, di immagini, e quindi bisogna dedicarsi, ecco. Quindi vediamo un po' cosa esce fuori. Come vedete, questo qui è un semplice pezzo di plastica, nulla di straordinario, però ecco, dà una bella sensazione, si allarga, è morbido, quindi non crea problemi di nessun genere. Ora, una cosa molto importante in questo genere di lavoro è la presenza di un fono, o di tanto tempo, o se no di un fono che possa facilitare appunto la stesura dei vari colori, se no rischiamo di impiegare un sacco veramente tanto tempo, quindi ecco, aiutiamoci un po' anche con un fono abbastanza potente, o se no insomma, molto più semplicemente lo lasciamo asciugare, però insomma, siccome abbiamo sempre una gran voglia di finire e realizzare i nostri sogni, la cosa più comoda di tutte è appunto utilizzare uno strumento che è alla portata di chiunque. I colori, come detto, sono acrilici, un giallo, un ocra, usate i colori che più vi piace, non ci sono preclusioni di nessun genere, quindi l'unica cosa che vi consiglio di avere a portata di mano sono i soliti stracci, perché ne avremo bisogno per pulire gli strumenti, e manteniamoci su un lavoro pulito, non cerchiamo di sporcare troppo i colori, che poi alla fine potrebbero essere un po' fastidiosi, un po' ecco sporchi, quindi teniamoci su lavoro pulito. Non so se si riesce a vedere bene il colore, perché vedo dal monitor, c'è il monitor qui a destra, mi sembra ci siano un po' troppi riflessi, vediamo di migliorare la situazione. Questa è una tela che avete visto di uno spessore abbastanza consistente, siamo sui 5 cm, quindi ci consente anche di eliminare eventualmente la cornice, quindi è pensata proprio per essere così nuda.
Questo è un pezzo di lamiera, niente di particolare. Pezzo di una stufa che ho preso e ho modellato in qualche maniera. Ok, proviamo a fare una sbombolettata qui. Allora, questo è... Anche questo proviamo con lo stesso colore. Vediamo, hopla, sì. Anche questo stesso colore. Ah, forte, questo è forte, questo è simpatico. Questo qui è un pezzo della Ford Escort. Però cambiamo colore, vediamo questo. La bomboletta vecchia. Ecco fa, però simpatici sti pallini. Ok, bene, comincia a vedersi qualche cosa, eh? Che c'è, Frida? Voglio mettere, ho messo un po' di nastro su questo modellino, diciamo così, e voglio dargli una spruzzata. Ah, no.
Vale. Però piccole cose, perché poi dopo voglio fare una cosa tutta particolare. Non so se viene bene, non viene male, è una cosa che ho già rifatto altre volte, ma in piccolo, quindi nel piccolo si riesce a gestire meglio. Un'altra cosa vi ricordo, così mi è capitata. Ah, già, ecco, guarda, già che ci siamo, vi faccio vedere un'altra cosa, nel frattempo asciuga. Sono chiacchiere, quindi adesso se ce la faccio ad arrivare, perché c'ho il filo del... No, non ci arrivo. Allora, ecco. Allora, ecco qua. Ok, ecco qui. Allora, un'altra cosa brutta da dire. Guarda qui. Eccolo. Vedete questo quadro? Spero si veda, è un non so, un uccello, adesso non capisco bene se non è un fagiano, io non me ne intendo. Ah, qui c'è un cacciatore, ecco, ha sparato, pum. Qui c'è il cane, un quadretto tutto sommato non è brutto, non è fatto male. Si vede che chi l'ha fatto, insomma, è abbastanza pratico, insomma, la pennellata è fluida, insomma, ecco, questo è un quadretto che, per quanto non eccezionale, ha una sua logica. C'è il cacciatore qui, la composizione è buona, è ottima. Casomai questo qui è un po' confuso, avrebbe potuto fare qualcosa di... Però non va, vabbè, diciamo che la composizione è buona. Cacciatore, il cane, quindi realizzata anche bene, cioè questa zona qui è buonissima. La cornice non è eccezionale, è su una tavoletta di pioppo probabilmente. Ma la caratteristica principale qual è? Che questo quadro l'ho trovato dentro il bidone della Monnezza, proprio dentro no, è appoggiato accanto e quindi insomma l'ho visto e l'ho salvato, diciamo così, l'ho portato via. Ora, questa è una di quelle cose che fanno male, perché un quadro, per quanto non sia un capolavoro, per quanto non abbia una firma famosa, c'è anche la firma ma non... Ho cercato, ma non ho trovato nessuna corrispondenza, quindi può essere del posto, ma può essere uno che viene da chissà dove. Però, come detto, non è un brutto quadro questo qui, anche se c'è qualche piccola cosa, cioè, eventualmente da riguardare. Potrebbe essere addirittura preso e ritagliato un pezzettino dove c'è il cacciatore che spara il cane lì sotto, perché è un bel pezzetto, una bella immagine. Detto questo, l'ho trovato accanto a un bidone della Monnezza, quindi era stato buttato via. La cornice, pur non essendo eccezionale, è buona, c'è il passepartout di tela che si è insomma, ingiallito, eccetera. Però quello è una cosa modesta. Ora, quello che volevo dire, chi l'ha buttato via si sarà stufato del quadro, l'avrà ritenuto superfluo, superato, l'avrà odiato per chi gli ricorda qualche cosa, non lo so, non lo sapremo mai. Però mi ha fatto venire a mente sempre qualche cosa riguarda il mio canale, le mie cose di arte più o meno raffazzonate, e ogni tanto mi scrivono anche al di là di YouTube, ma sull'email, eccetera. Cioè, un ragazzo, non so quanti anni ha, perché non ho più saputo nulla poi. Comunque, cos'è successo? Che il padre, morto purtroppo, e gli ha lasciato in eredità tantissimi, tantissimi quadri. Non me ne ha fatti vedere nemmeno uno, per cui non so cosa facesse, se era una roba di un certo valore, non valore economico, è valore diciamo artistico, quindi non so assolutamente niente. Però il problema non è tanto questo, mi chiedeva come fare per
vendere queste opere? A chi le posso dare? No, il solito discorso, quanto può valere il mio quadro? La solita domanda da $1 milioni, come si dice oggi, forse 1 milione e poco, 1 miliardo. E che ti posso dire? Quindi gli ho dato alcuni consigli. E questa è un'altra di quelle cose che capita. Ogni pittore, chiunque, anche bravo, cattivo, che si dedichi giorno e notte o lo faccia sporadicamente, alla fine di un percorso lascia decine, se non centinaia di quadri. Questo ragazzo mi diceva, addirittura suo padre gli ha lasciato 300-400 pezzi, se non di più, e che quando era ancora in attività era anche abbastanza, insomma, non dico quotato, ma insomma apprezzato. Ma non so assolutamente niente se era, che tipo di personaggio potesse essere, quindi non so assolutamente niente. Però quello che volevo dire appunto è questo, che ogni pittore lascia 300-400 quadri, 200, 100, che fine fanno? Che fine faranno queste opere? Io mi ricordo, c'avevo un'amica pittrice, e lei fa quadri ceramica, anche queste cose, insomma, abbastanza brava, non è eccezionale anche lei, però buona, ecco. Ha fatto scuola, quindi non è proprio un dilettante o nemmeno un, come posso dire, una autodidatta, quindi ha fatto scuola, accademia, eccetera. Brava, senza essere eccezionale. Però fa un genere di pittura un po', come posso dire, figurativa, però classica, forme un po' legate all'Ottocento, con delle figurine ormai fin dei secoli, quindi posso dire secolo passato, no, non di questo. Quindi fine 800, fine 900, insomma roba un po' così. Fatti bene con le sue proporzioni, bellissimo, però. E figlio, mi ricordo una volta eravamo lì a cena, arrivo il figlio, mi stava facendo delle ultime cose, sta ragazza signora, e il figlio disse, oh mamma, cerca di vendere i quadri perché io dopo che sarà, io questi quadri butto via, non li voglio vedere, non mi piacciono, quindi cerca di liberartene prima perché non li voglio vedere, sono brutti, non mi piacciono, bla bla. E quindi voglio dire, c'è anche questo rischio qui, che uno faccia delle cose in cui si appassiona, ci perde il tempo, la vita, le speranze, eccetera, e poi sono dei semplici stracci da liberarsene al più presto. Beh, quindi ragazzi, detto questo, cosa significa? Divertitevi a fare quadri, poi se quello succede dopo, non se ne frega niente a nessuno, il principio fondamentale è questo qui. Primo, non servono a un cavolo. Non servono a niente, questa affare qui non serve a niente, se no a tappare un buco, a abbellire un angolino, però alla fine non cambia la vita, può bastare anche uno straccio qualsiasi. Quindi il principio fondamentale è divertirsi e basta. Poi dire io sono bravo, te non sei bravo, ma chi se ne frega, è una questione soltanto di cosa, boh. Io la penso così. Quindi adesso abbiamo parlato per la bellezza di 18 minuti, wow. Taglierò e pam pam pam, inutile che stia qui a fare chiacchiere. Ora io intanto ogni tanto metto il dito e controllo se qui è ancora fresco, vedete, se è ancora gommoso. Ci l'ho messo un sacco, poi è partito. Ora do una scaldatina, vediamo se gli do una mano a asciugare. Ho fatto delle sagome di cartone, vedete? E con un po' di colla, quella tacca e stacca, come si chiama, quella momentanea, quella che si può rimuovere, cerco di farla rimanere qui, ma sembra che non ci voglia rimanere, però insomma l'idea è quella lì. Ho fatto, perché qui, come detto, il lavoro vero e proprio comincia adesso, dovrebbe andare così, ecco fatto, la posizione è giusta. Vediamo però se ci rimane. Ok.
E ora naturalmente si ricomincia, tutto qui il gioco. Sovrapposizioni, trasparenze, macchie, questo è il bello, no? Però stavolta bianco. Avanti, se no sporco, perché non sporcarlo. Vediamo un po' cosa è uscito. Se l'idea è stata buona o se era meglio fare un'altra cosa, vediamo, perché ecco fatto, via. Allora, questo opa, questo vediamo. Ok. Opa. Ale. Eccolo qui il lavoro. Allora, vediamo un po'. Qualcosina è da riprendere, naturalmente, era inevitabile, però tutto sommato è venuto più o meno come pensavo dovesse venire, Ok, adesso lo faccio asciugare bene in modo che ci possa tornare sopra. Qui ho lasciato un po' di carta sopra, ma non è importante, poi al limite si ritocca poco poco.
ma sono poche le parti rimaste sporche. Ok. Beh, ora come detto devo aspettare che asciughi un po' in modo che possa riprendere qualche piccolo difetto che è venuto, però ecco, nell'insieme questo volevo, questi colori casuali, queste macchie, questi grigori, insomma, ecco, questo qui era la mia idea iniziale, per cui quindi avrei potuto fare qualcosa tipo decollage, no? Se vi ricordate la tecnica. E, però ho voluto fare invece una cosa pittorica, senza andare a cercare troppa materia, una cosa che può essere fatta da chiunque, basta un po' di volontà, un po' di idee, eccetera. Bene, siamo adesso alle parti, diciamo, finali. Come si vede, ci sto facendo questi bordi Ok, come si vede sto facendo alcune piccole modifiche, come avevo detto, ho aspettato che asciugasse bene il tutto e a questo punto sto facendo una sorta di, come posso dire, di contorno, di ombra, in modo da dare un po' più di rilievo all'immagine colorata, no? Ora prendo un po' di nero, semplicemente un po' di nero con pennello più o meno asciutto, in modo da non lasciare una grandissima traccia, e andiamo a riprendere un po' il contorno. Ecco. E così è stato fatto per tutto il disegno, quindi niente di particolarmente complesso. Se c'è qualche piccolo difetto si può facilmente riprendere un po' il colore, quindi insomma non ci sono dei tratti obbligati, per cui è più o meno, diciamo, a sensazione, quindi ci si può divertire con mille soluzioni diverse. Naturalmente si può fare anche a mano, non c'è bisogno di riprendere la vecchia sagoma, si può prendere il pennello piccino e andargli intorno come contorno. Quindi, come dicevo, si può prendere tranquillamente un pennello piccolo e riprendere semplicemente il contorno che ci interessa. Quindi possiamo marcare gli angoli, quello che insomma più ci piace, ecco, nessuno ci vieta di fare modifiche. Ecco. Quindi si può tranquillamente ingrandire un contorno, marcarlo di più. Perché, ecco qui. Beh, io a questo punto non so cos'altro aggiungere, se non le solite cose. Ricordate che il principio fondamentale per qualsiasi disegno, per qualsiasi cosa, è quello di divertirsi. Io rimarco sempre questa cosa perché è il motivo principale per cui uno dovrebbe dedicarsi a questa bellissima attività. Il divertimento puro, la gioia semplice e genuina di ritrovarsi con i nostri colori, le nostre idee, i nostri ricordi. È tutto qui. Ora me lo riguardo un po' e ci dovremmo essere stavolta. Un caro saluto e alla prossima. Ciao.